Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. In questo video, che è uno della mia serie di video comparativi, avremo come al solito un pezzo, un capo d'abbigliamento in questo caso, dal valore molto basso e uno dal valore molto ma molto alto. Nel video di oggi cosa comparerò per voi? Da una parte avremo una giacca di pelle da 200 euro, quindi un capo, la giacca di pelle che ogni persona dovrebbe avere nel proprio armadio, almeno secondo me, perché è uno dei pilastri, delle colonne portanti di un guardaroba dello stile. E dall'altra avremo appunto una giacca sempre di pelle dello stesso tipo, della stessa categoria, di cui adesso vi parlerò, che però costa sui 5.990 euro. Il tipo di giacca di pelle che vi mostrerò oggi è appunto, come dicevo prima, una delle colonne portanti di un guardaroba secondo me, ed è la giacca di pelle col taglio motociclista, il cui in realtà il vero nome è americano in inglese ed è perfetto biker jacket. Inizierei con quella da 200 euro. Eccola qua. Questo è il tipico di taglio classico di giacca da motociclista chiamata Perfetto, taglio che è stato inventato nel 1928 dal signor Scott del marchio Scott New York City, che esiste ancora oggi. E poi è stato ripreso negli anni da praticamente qualsiasi brand di moda, di streetwear, di qualsiasi genere. È un'icona di stile che è stata lanciata, diciamo, addirittura sul grande schermo, perché ad esempio i primi film in cui venivano indossati queste giacche da motociclista Perfetto era, se non sbaglio, nel 1953 da Marlon Brando nel film intitolato Wild Ones. Poi in seguito, negli anni 70, anni 80, anni 90, era un'icona, ovviamente, anche per, probabilmente lo riconoscete anche per questo, poiché era la giacca di qualsiasi rockstar, di qualsiasi cantante, artista, musicista che appariva su un palco oppure su una copertina di un album. È impossibile non citare ad esempio quella dei Ramones. E questa è una marca inglese, in questo caso, che si chiama Essex London, che fa appunto giacche da motociclisti in questo stile. Giacca da 200 euro in pelle bovina, dalla ottima qualità, almeno al tatto, non è niente male, e ha tutti i dettagli tipici di una giacca Perfetto da motociclisti, ovvero le spalline qua con i bottoni automatici, vedete? Il taglio asimmetrico della chiusura, che è decentrato. Adesso io scompaio dalla giacca per poco. I lapels, potremmo dire i revers, fatti in questo modo, a specchio, è questo come si chiama. E poi varie tasche con zip dappertutto. Ne abbiamo una qua. Qua abbiamo una tasca con, diciamo, un bottone automatico. E la cinghia sulla fine, sull'orlo della giacca. Vedete qua, per stringere la vita. All'interno, in questo caso, ci sta una fodera di viscosa molto ma molto vistosa, oltre a delle tasche interne anche molto vistosa, in questo rosso cremisi che sembra quasi l'interno di una bara, che appunto riporta ancora quei concetti dei rock and roll, punk rock e tutto questo genere collegato interamente alla musica, che ha fatto proprio appunto questo stile di giacca di pelle, appunto il biker Perfetto. Giacca da 200 euro, secondo me niente male. Si tratta appunto di un brand che produce giacche di questo genere, avendo in mente, diciamo, proprio l'heritage, quindi il capo originale della Scott, che viene comunque sia prodotto ancora oggi anche dalla Scott. Quindi un pezzo che ha tutti i dettagli classici delle giacche biker Perfetto, senza però avere, diciamo, troppi dettagli addizionali, quindi rimanendo abbastanza minimal, pur essendo una giacca di questo tipo, quindi molto ma molto vistoso quando indossato. Altro dettaglio fondamentale di queste giacche da motociclista Perfetto, da biker, sono, vedete qua, alla fine delle maniche ci stanno delle zip che permettono di chiudere di più la fine della manica, l'orlo della manica. Questo è un dettaglio che deriva dalle giacche appunto proprio per i motociclisti, in modo che si infilasse il guanto all'interno mentre la giacca è indossata e si potesse stringere la fine del braccio, della manica. Quindi questa è la scelta, secondo me, di ottima caratura da 200 euro. Se volete comprare una giacca in questo stile, vi consiglio di andare su marchi heritage, potremmo dire, che fanno tagli classici senza troppi addobbi, troppe caratteristiche in più, piuttosto che comprarne una di un altro marchio. Ovviamente, assolutamente da evitare per queste giacche di questo tipo, da evitare appunto giacche Zara, H&M, questi brand qua di fast fashion, che le realizzano praticamente il 100% dei casi in questo stile con ecopelle, quindi finta pelle di plastica, insomma. Che tra l'altro ecopelle non ha niente di eco, perché produrre capi in plastica di quel materiale nuoce veramente tanto all'ambiente. Comunque sia, questa è la scelta da 200 euro di giacca di pelle da motociclista biker Perfetto.
chiusa con la zip verso l'alto. Anche se queste sono giacche che, a meno che appunto non ci vada in moto, uno, sono da portare completamente aperte secondo me, però altrimenti fanno un effetto strano da chiuse. Ora direi di passare da quella che, attenzione, come ho detto prima, in boutique costava, quando è uscita, 5.990 euro. Quindi vediamo questo pezzone. Ed ecco qua, come vi dicevo prima, la giacca da 5.990 euro. Saint Laurent Fall Winter 2016, dunque autunno-inverno 2016, disegnata da Heidi Sliman. Ultima collezione disegnata da Sliman per Saint Laurent Paris. Infatti qua la catenella, che di solito è argento, in questo pezzo è nero come tutti gli altri pezzi da sfilata di quella collezione. Giacca in pelle bovina, anche qua lavata e con una texture martellata, completamente rivestita quasi dappertutto da borchie, come vedete anche voi, color argento in qualsiasi forma e dimensione. Qua ad esempio sui revers abbiamo queste dimensioni piramidali, abbiamo anche questi pattern, vedete come sono composti, con varie forme geometriche. Qua abbiamo dei rombi, delle borchie a forma di rombo, sferiche, altri rombi qua, veramente dei dettagli che non finiscono mai. Per non parlare del retro, che avete già visto prima, con tutte borchie che vengono a formare questa specie di fuoco d'artificio, potremmo dire, questa stella dietro. E poi in fondo, sulla vita, ci stanno altre borchie piramidali che compongono questa specie di mosaico. All'interno qua dei cosiddetti shoulder gussets, sinceramente non so come si chiamino in italiano, oramai so più parole in inglese che in italiano riguardo alla moda. Anche qui i shoulder gussets, che sono praticamente delle estensioni di pelle addizionale, che permettono di avere del movimento in più quando si indossa la giacca di pelle, perché ovviamente è molto rigida, anche se questa ha una pelle molto morbida, di altissima fattura, pur essendo di bovino, di vitello in questo caso, ricoperta all'interno con un lining, una fodera con misto cotone e cupro, molto morbido, sembra quasi seta. E poi ovviamente sono presenti tutti i dettagli che abbiamo visto nella giacca 200 euro, che rendono questa giacca di Saint Laurent una giacca perfetta. Quindi appunto la zip asimmetrica, le tasche in questo posizionamento come la giacca 200 euro, la cinta qua sulla vita, e poi, che ne so, anche le spalline che si levano qua. Ovviamente ogni bottone automatico ha il branding di Saint Laurent. Questa giacca da vera rockstar costava 5.990 euro in boutique quando è uscita, è stata indossata da gente anche come ad esempio G-Eazy, per quanto riguarda la sfera dell'hip hop, mentre poi versioni più classiche sono continuamente indossate da rockstar di qualsiasi calibro, dei vari perfetto di Saint Laurent disegnati da Heidi Sliman, che ovviamente riprendono un taglio vintage, però adoperando materiali super, tutto made in Italy, e poi una manodopera precisissima, quasi sopraffina, per le appliqué, come si chiamano le applique, per tutte le applicazioni che troviamo su un capo di questo genere. Poi qua ci stanno anche sulle maniche le borchie, vedete che fanno questo disegno. E poi un dettaglio pazzesco, ovvero che, dove vi ho fatto vedere prima su tutti i biker perfetto ci stanno le zip che vanno a restringere la manica, qua abbiamo tutta la parte interna di pelle tempestata da ulteriori borchie. Che dire dunque, una giacca di pelle di Saint Laurent da quasi 6.000 euro, con un fit fenomenale, molto slim. Giacche di questo genere vanno portate con un pantalone skinny, oppure diciamo skinny cut o boot cut, quindi molto stretto sopra e dal ginocchio in più che va a allargarsi, quasi con un effetto zampa d'elefante, molto anni 70. Giacca di pelle che magari anche così, non così tanto borchiata, ma come quella da 200 euro che vi ho fatto vedere prima, eccola qua, dovrebbe essere nell'armadio di qualsiasi persona che voglia avere un minimo di stile. Quindi da una parte vi ho portato l'opzione extra lusso di Saint Laurent Paris disegnata da Heidi Sliman, e dall'altro una giacca di un brand inglese che fa giacche di pelle da 200 euro, anche questa però con dettagli niente male. Ovviamente questa è inarrivabile rispetto a questa qua, però comprare un'opzione come questa andrà ad aggiungere un capo fantastico al vostro guardaroba. Mi raccomando poi di non andare a comprare giacche di questo tipo in ecopelle da Zara, H&M e altri retailers, altri negozi fast fashion. Quindi comprate solo una giacca di pelle che veramente vi durerà negli anni un tempo infinito, anzi, se avrete dei figli poi potrete passarla ai vostri figli.
Detto questo, spero che questa lezione di storia, potremmo dire, e anche di stile vi sia piaciuta. Vi ho portato due giacche molto fighe entrambi, e questo è un pezzo veramente da 90, un pezzo da museo. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere che confronto vi devo portare prossimamente in questa format, in questa serie, con da una parte un pezzo molto costoso e dall'altra un pezzo molto più economico. E poi lasciate un commento e iscrivetevi se non l'avete già fatto, ovviamente. In descrizione troverete il link per iscrivervi al mio Instagram, seguirmi al mio Instagram per rimanere aggiornati con tutti i miei post e dei miei Instagram Stories, il link al mio negozio Big Cartel e il link, il terzo, per iscrivervi al gruppo Facebook di moda e streetwear più grande d'Italia, ovvero Drag Fashion Club. Detto questo, poi concludo il video dicendo che l'8 aprile, qua a Roma, potrete partecipare assieme a me, mi troverete lì, all'evento di streetwear e sneakers, al marketplace di streetwear più grande d'Italia, ovvero il Kikit, che è arrivato con questa edizione alla sua seconda edizione. L'8 aprile a Roma alle Officine Farneto, quindi vi aspetto là, mi raccomando non mancate, qui accanto vedete il poster. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale, vi saluto con queste giacche di pelle che tenerle in mano mi hanno massacrato le braccia perché pesano veramente un sacco, soprattutto questa con tutte le borchie. Da Federico per oggi è tutto e bella a tutti.